La stagione 2024 del Mondiale Endurance WEC si è conclusa con un finale epico in Bahrain, con l'ultima gara in calendario che ha riservato colpi di scena, cambi di strategia e un ritmo serrato fino all'ultimo giro. Sul tracciato di Sakhir, piloti e team di Toyota, Porsche e Ferrari si sono dati battaglia in una gara che, oltre ad assegnare il titolo costruttori e piloti della classe regina, ha confermato un altissimo livello di competizione tra le principali case della classe delle hypercar. Toyota, con la sua GR10 Hybrid numero 8, è riuscita a portare a termine una rimonta spettacolare, assicurandosi una vittoria decisiva e il titolo costruttori, mentre Porsche è riuscita a vincere il titolo piloti grazie all'equipaggio della 963 numero 6. Ferrari invece ha affrontato un finale in Bahrain più complicato. La 499P numero 50 non è riuscita a tenere il passo dei primi, rallentata ulteriormente poi da un contatto con una Alpine che ha causato una foratura, mentre la numero 50, inizialmente seconda, è stata retrocessa in 14esima posizione a causa di una penalità attribuita nel post gara. Questo finale amaro sottolinea la sfida per AF Corse, che punta ad aumentare la consistenza di risultati nella prossima stagione. Questo epilogo emozionante ha messo comunque in luce le qualità di ogni costruttore dimostrate in tutta la stagione, l'importanza delle strategie, e specialmente in una serie endurance come il WEC, nella quale l'imprevedibilità e gli imprevisti sono all'ordine del giorno. La Toyota numero 8, guidata da Sébastien Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa, partita dalla pole position, sembrava destinata a una gara lineare. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa. Prima, un contatto con la Corvette di TF Sport ha influito temporaneamente sulla strategia di gara e poi, nella fase centrale delle 8 ore, la GR10 si è trovata costretta a dover recuperare terreno a causa di un distacco di circa 30 secondi dal leader, frutto di una serie di pit stop sfortunati e del ritmo in quel momento superiore di Ferrari e Porsche. Ma con due safety car nelle ultime ore di gara, la LMH numero 8 è riuscita a ricucire il distacco. La prima neutralizzazione è stata determinante. Hirakawa è riuscito a colmare il gap rispetto alla Ferrari 499P numero 51, mentre la seconda neutralizzazione, dovuta al ritiro della Peugeot 9X8 numero 94, ha dato a Toyota l'occasione per impostare una strategia che l'avrebbe portata alla vittoria. In seguito a una sosta perfettamente orchestrata e a un cambio pilota strategico, Buemi è riuscito a rientrare in pista con gomme fresche, trovandosi 8 secondi dietro alla Porsche numero 5 guidata da Matt Campbell. Grazie a un ritmo impressionante, Buemi ha ridotto il distacco fino a portarsi in coda a Campbell, effettuando il sorpasso decisivo a circa 39 minuti dal termine. Da lì in avanti il pilota svizzero ha mantenuto un ritmo inarrivabile, chiudendo la gara con un vantaggio di oltre 27 secondi e consegnando a Toyota il sesto titolo costruttori consecutivo. Molto diversa la sorte della GR10 numero 7, che nonostante un avvio promettente ha vissuto una gara sfortunata. Dopo un buon inizio, che l'ha vista addirittura in testa con Nyck de Vries alla guida, ha dovuto fare i conti con un grave problema alla pompa del carburante che ne ha compromesso irrimediabilmente la prestazione. Malgrado gli sforzi del team, il danno subito al motore ha costretto Toyota a prendere la dolorosa decisione del ritiro, permettendo così agli ingegneri di concentrarsi completamente sul recupero della gemella numero 8. Questo ritiro è stato solo il quarto in 54 gare per la Toyota GR10, dimostrando ancora una volta l'affidabilità della LMH giapponese. Passando a Porsche, nonostante la sconfitta nel campionato costruttori, ha comunque ottenuto una vittoria importantissima, assicurandosi il titolo piloti con l'equipaggio della 963 numero 6. André Lotterer, che lascerà la casa tedesca, Kevin Estre e Laurent Vanthoor hanno vissuto una gara difficile, costellata sin dall'inizio da problemi e penalità. Il loro prototipo è rimasto
a lungo fuori dalla zona punti, complicando la corsa al titolo. Tuttavia, grazie ai risultati non ottimali dei rivali diretti, in particolare la Toyota numero 7 e la Ferrari numero 50, la casa di Stoccarda è riuscita a gestire il vantaggio con cui si presentava in Bahrain. Vantor, alla guida per il primo stint, ha perso posizioni già nel giro iniziale a causa di un contatto con la Ferrari 499P numero 50. Successivamente la LMDH ha ricevuto due penalità per infrazioni. La prima è stata un drive-thru per aver violato le regole durante una fase di full course yellow e successivamente Vantor ha ricevuto altre due penalità di 5 secondi ciascuna per incidenti separati, uno dei quali ha coinvolto la BMW M Hybrid V8 numero 15, guidata da suo fratello Dries Vantor. Queste penalità, sommate alla sfortuna e alle difficoltà immancabili, hanno relegato la 963 numero 6 in undicesima posizione, ma nonostante questo il team è riuscito a completare la gara e a ottenere il titolo piloti grazie alla costanza dimostrata, anche in una giornata complessa come quella di Sakhir. Per Ferrari possiamo dire che ha vissuto una stagione di alti e bassi, ma anche di grandi soddisfazioni, con il picco assoluto nella vittoria alla 24 ore di Le Mans, la seconda consecutiva. Ma il finale in Bahrain non è stato altrettanto positivo. La numero 50 ha faticato a trovare il ritmo per competere al vertice, forse confermando i sospetti già anticipati relativi alla gestione del degrado e delle temperature. A peggiorare la situazione, un contatto con una Alpine ha causato una foratura e ha costretto la vettura a un pit stop aggiuntivo, compromettendo definitivamente il risultato della gara. La 499P numero 51 ha dimostrato grande tenacia, con Antonio Giovinazzi che nel finale di gara ha compiuto un sorpasso da incorniciare sulla Porsche numero 5 di Matt Campbell, conquistando così un'importante seconda posizione. Questa manovra spettacolare non solo ha segnato uno dei momenti più emozionanti della gara, ma aveva anche garantito punti cruciali per tenere vivo il duello per il campionato costruttori, ma purtroppo questa speranza è stata di breve durata. Una penalità nel post-gara per aver utilizzato un numero di pneumatici superiore al massimo consentito ha comportato la retrocessione dalla seconda alla 14ª posizione, un duro colpo che ha avuto un significativo impatto per il distacco in classifica da Toyota e Porsche. La 8 ore del Bahrain ha evidenziato quanto siano state importanti ancora una volta le neutralizzazioni, safety car e i full course yellow hanno avuto un impatto determinante sulla strategia dei team, offrendo opportunità di recupero che in condizioni normali sarebbero state forse impensabili. Toyota, attraverso la grandissima esperienza, è stata la squadra che ha meglio saputo trarre vantaggio da queste situazioni, mentre Porsche ha pagato comunque caro un ritardo ai box durante la fase di safety car. La gestione degli interventi esterni è ormai parte integrante della strategia di gara nel WEC, soprattutto in una stagione con una competizione serrata come quella del 2024. Se la classe Hypercar ha regalato emozioni e tensione fino all'ultimo giro, anche la classe LM GT3 ha vissuto una gara intensa. AF Corse ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva con la Ferrari 296 GT3 numero 55, guidata da un grandissimo Alessio Rovera, Simon Mann e François Herriot. Rovera ha messo in scena una prestazione straordinaria, superando la Chevrolet Corvette di TF Sport dopo una lotta epica. Sicuramente un errore della Aston Martin di Heart of Racing ha facilitato il lavoro, ma comunque possiamo confermare ancora una volta il talento cristallino di un pilota italiano che si unisce a quello di Antonio Giovinazzi nelle Hypercar. Questa categoria ha dimostrato di avere un livello di competizione molto alto, con piloti che si sono battuti con determinazione per ogni posizione e con team come AF Corse, ma soprattutto Mantai, campione del mondo, che hanno saputo adattarsi rapidamente alle circostanze di gara e mantenere una costanza impressionante. In Bahrain, il successo della Ferrari numero 55 dimostra l'importanza di una gestione intelligente dei pit stop e una grande capacità di sfruttare i momenti chiave, soprattutto dopo la vittoria precedente della gemella numero 54 alla 6 ore del Fuji, confermando la validità del progetto 296. La stagione 2024 del WEC ha visto emergere ancora una volta Toyota, ma anche Porsche e Ferrari con
come i principali protagonisti in una competizione di alto livello, con sfide che hanno attraversato l'intero campionato, culminando nell'evento finale in Bahrain. Toyota ha dimostrato una resilienza ancora una volta incredibile, riuscendo a trasformare una gara quasi persa in una vittoria decisiva grazie a strategie intelligenti e un'ottima gestione delle risorse. Porsche, pur con una gara difficile, ha coronato un'annata eccezionale, conquistando il titolo piloti, mentre Ferrari possiamo dire che ha reso più solide le basi per la sfida nel futuro a breve termine, pur chiudendo la stagione con un po' di amaro in bocca. Guardando al 2025, il WEC continua ad evolversi e la competizione sembra destinata a intensificarsi con l'ingresso di nuovi costruttori come Aston Martin e Genesis, creando crescente interesse per questa categoria. La stagione appena conclusa ha lasciato numerosi spunti su cui riflettere e aspetti su cui lavorare per i team. Con distacchi sempre più serrati e i regolamenti in continua evoluzione, il prossimo anno promette nuove sfide. La stagione 2024 però sarà ricordata per la sua intensità, per le rimonte incredibili e per aver portato il mondiale Endurance a livelli di spettacolo e coinvolgimento mai visti prima. Questo era tutto per quanto riguarda ciò che è successo nella 8 ore del Bahrain, del Mondiale Endurance WEC 2024, ma soprattutto gli spunti che l'ultima tappa della stagione di quest'anno ha lasciato per il 2025. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto, se volete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!